Eccola, questa è la montagna da cui sgorga l'acqua che poi va nelle bottiglie dell'acqua Chiarella. Siamo effettivamente sulla montagna del lago di Como. Buongiorno alla signora Anna Vaccani, Giugno Vaccani, e ad Andrea Vaccani, proprietari di Chiarella. Allora, mi dicevi prima, Andrea, che i clienti cinesi vedono poi sull'etichetta la montagna, poi vengono, la vedono davvero e capiscono che è tutto vero. A differenza di certe finzioni commerciali, noi proponiamo una realtà che esiste. Esatto, una realtà che esiste da 53 anni, signora Anna. 53 giusto? Anni, sì. È stato suo papà a lanciarla. Mio papà nel 64, siamo usciti con uno stabilimento piccolino allora, con un impianto piccolo, e dopo man mano è sempre stato ingrandito, cambiato gli impianti, messo dal vetro, abbiamo aggiunto il PET, per cui siamo arrivati circa 70 milioni di bottiglie. È anche una storia di famiglia, no, questa? Sì, sì, sì. È contenta che suo figlio abbia preso la stessa strada? Certo. Non è scontato. Non è scontato proprio. Esatto. E tu andrai a fare acqua e non vino, ad esempio? Beh, sicuramente ci sono lati positivi e sui lati negativi, però l'acqua minerale, diciamo che il custode di una fonte di acqua minerale era Merlino nell'epica, quindi bravo, di conseguenza è un lavoro degno di tanti onori e di tanti. Senti, e poi mi dicevate prima l'equilibrio dei sali minerali, no? Entrando un po' nell'effetto benefico dell'acqua. Ecco, che cosa esattamente? Ma diciamo che l'acqua comunque è il nutrimento più importante di quelle che sono le nostre abitudini di consumo e di quello che il nostro corpo deve ingerire per stare in piedi, per riuscire a vivere nel miglior dei modi possibili. Naturalmente l'obiettivo di tutti sia il benessere, sia una qualità di vita che sia sempre più alta. Di conseguenza la scelta dell'acqua minerale per il consumo quotidiano è una scelta importantissima. Pertanto bisognerebbe andare a scegliere un prodotto che presenta un'offerta di sali minerali che è estremamente equilibrato. Infatti noi abbiamo un mix di calcio, sodio, calcio, magnesio e potassio che è estremamente consigliato ai nutrizionisti, appunto perché è molto equilibrato e porta comunque in tavola un gusto leggero dell'acqua. Ecco, quindi è un po' quello che aveva cercato. Non mi diceva lei, signora, che la fonte era un po' la panacea dei mali dei medici degli anni 50, degli anni 40, quando no? Quando è partito mio papà negli anni 60, 60 medicine non ce n'erano tantissimi e c'erano i medici locali che mandavano a curarsi alla fonte, no? A bere, perché era diuretica, eliminava i calcoli, e questo anche nel 1800 questa fonte era conosciuta, no? Bisogna fare attenzione a curare la fonte, perché uno stabilimento di acqua non si può delocalizzare, ovviamente. Beh, diciamo che nei confronti della montagna noi abbiamo una sorta di dovere di reciprocità. Quello che sta in montagna per antonomasia costa il triplo e rende forse la metà. Di conseguenza ci sono anche delle difficoltà che però vanno affrontate, perché comunque si va a cercare di fare un prodotto buono. Storicamente le fonti di acque minerali storiche sono nate in montagna. Diciamo che un po' il mito dell'industrializzazione del settore delle acque minerali è nato negli anni 80 e sono andate a nascere fonti con acqua in pianura, eccetera, eccetera. Le fonti storiche, le fonti buone, appunto, sono localizzate in situazioni anche abbastanza impervie. Nulla toglie che se si vuole offrire un prodotto di qualità si va a prendere dove l'acqua è, l'acqua sta in montagna. Certo, quindi insomma anche impegno, fatica e cura, attenzione. Beh, senz'altro, no? Sia per la logistica che per la costruzione, per l'edilizia e tutto, in montagna sono dei costi superiori. Però poi da qui l'acqua Chiarella va in tutto il mondo, perché dagli Stati Uniti alla Cina. E siete riusciti ad aprire un mercato in Cina, cosa non semplice. In Cina, in Arabia. E adesso gli Stati Uniti. Stiamo aprendo. Bene. Grazie, il panorama grazie è stupendo, grazie. Vi faremo vedere le fotografie e torniamo a dare un'occhiata alla montagna da cui sgorga l'acqua Chiarella. Grazie alla signora Anna, grazie Andrea, buon lavoro. Grazie.